Ciao amiche, eccomi qui con la creazione che avevo detto ieri che dovevo finire. Questi sono gli orecchini, il completo del ciondolo fiore che ho fatto ieri, che tra l'altro poi che avevo messo come ciondolo il nastro d'organza, ma non mi piace come è venuto come ciondolo, quindi mi devo inventare qualcos'altro. Allora, vi dimostro più da vicino, c'è solo un unico problema. Non avendo il firellin, quel filo che è per me, secondo me è perfetto, ho dovuto usare il paver che non mi viene neanche la pronuncia. E si vedono tutti questi pelucchi che non li sopporto. Non, se avete consigli da darmi per toglierli, vi sarei grata, perché veramente sono una cosa orribile da vedere sull'orecchino. Io non sopporto di vedere le cose che mi rovinano la lavorazione. Vi faccio vedere gli orecchini più da vicino. Allora, questo va bene, ormai la tecnica la conoscete, io invece sono nu nuova di questa tecnica, sono principiante. Big Stitch, ho aggiunto alle punte Swarovski cipolla color ametista, che sono stati regalati da un'amica, e poi ho Swarovski bigono 1,3 mm con rocaglie in argento. A me mi piacciono perché sono semplici, gli orecchini semplici mi sono sempre piaciuti. Amo molto di vistoso sia ciondoli che anelli, però bracciali e orecchini li amo semplici. Poi vi voglio far vedere i miei cappuccio incastonati, e questo è uno dei tanti che ho fatto io il cappuccio, e ci ho fatto questo anello con questo mio cappuccio fatto da me, incastonato, spero che vi piace. Presto con le nuove creazioni e non solo, vi voglio